apriamo questa puntata di Chef Che Passione con gli alunni dell'Istituto Alberghiero Perotti di Bari. Con noi lo chef Mino Maggi. Stavamo ridendo un attimo prima perché devo dire che questi ragazzi sono molto molto simpatici, anche un po' irrequieti. Chef, ma come fa a gestirli? Ha qualche metodo particolare ogni tanto per tenerli a freno? Come fa? Ma diciamo che il metodo professor conosco. Maggi, lo chef Maggi, va avanti da 37 anni ed è il metodo, che metodo, come si chiama? What is this? Allora, siccome io penso che oggi l'inglese è molto importante, yes, anche per uno chef, allora incominciamo con questi, con fargli apprendere questi, come dire, parole di base in inglese. Right, ok. Quando non si comportano bene, allora qual è? Open your hands. Shall I start from you? Ok, come on, open your hands. Ok, ok, basta, okay, parliamo in italiano, lasciamo questo, lo sequestro io. Okay. Ringraziamo a tutti i telespettatori che stanno esprimendo ampi consensi sulla nostra pagina Facebook Chef Che Passione, sulla quale, ricordiamo, potete rivedere le puntate. Dunque, chef, oggi cosa prepariamo con i ragazzi? Oggi, naturalmente, ancora quest'area di primavera, continuiamo con l'utilizzo delle verdure della stagione, di questa bellissima stagione. Quindi prepariamo una zuppa molto semplice, la zuppa primavera. Ma va? Porta il nome di questa stagione? Sì, anche perché diciamo che sinceramente noi non abbiamo una grande cultura delle zuppe, però diciamo che una buona zuppa fa sempre bene, specialmente quando è preparata con le verdure, e noi dobbiamo insegnare ai nostri giovani, ai nostri bambini a mangiare molte verdure. Ma veniamo agli ingredienti. Io vedo qui piselli, fave, carote, asparagi, pomodori, cipolla, fiori di zucca, ma servono anche quelli o sono lì giusto? No, abbiamo una zucchinetta. Questo è il bello di andare, lo chef che va al mercato anche la mattina, imparare a frequentare anche i mercati, e questa è una cosa che io dico anche ai miei ragazzi, perché girare per i mercati si impara tantissimo, si sente anche, come dire, il profumo della stagione, quindi a seconda delle stagioni noi vedremo che è il mercato che ci dice che siamo in primavera, che siamo in estate, che siamo in autunno, perché il mercato, naturalmente, specialmente ancora i nostri mercati rionali, seguono le stagioni. E questo stamattina era questa zucchina in fiore, bellissima, per cui veramente capito, volevo... chef, mi vuole donare un fiore. Brava, molto buono. Ragazzi, buon lavoro, prepariamo questa zuppa primavera. Allora, stiamo pulendo il carciofo, nell'altra puntata abbiamo già fatto vedere come si pulisce il carciofo. Allora, togliamo, priviamo delle foglie esterne, poi andiamo a recidere sempre il gambo tenero che andremo ad utilizzare. Dirigente, siamo giunti all'ultima puntata di Chef Che Passione, anche quest'anno un progetto molto dinamico che ha coinvolto i ragazzi, un po' tutta la scuola. L'Istituto Perotti, questo lo diciamo noi ovviamente, si distingue per dinamicità all'interno della scuola. Abbiamo addirittura saputo che per il prossimo anno è in essere un corso per panificatori. È un progetto ambizioso al quale appunto abbiamo aderito con molto interesse, soprattutto interesse non solo del personale, che appunto si è formato tutto, parlo del personale docente, ripeto, il personale ATA, ma degli alunni. C'è stata molta richiesta, così come la richiesta anche nel corso serale, quindi di adulti. Partiremo l'anno prossimo anche con corsi aperti al territorio, cioè adulti che vogliono riqualificarsi
sul territorio vogliono acquisire questa professione proprio perché, ripeto ancora una volta, l'Assipan ha manifestato questo forte interesse sulla base appunto del protocollo col Ministero. Ecco, ed è in questo ambito che si inserisce l'iniziativa, non so se posso annunciarla, Personal Chef. Abbiamo per l'anno prossimo tante iniziative, sì, tra questa anche daremo seguito a una serie di moduli con lo chef trovato, dove sarà appunto rivalutata, spiegata questa che è la figura, una figura particolare, quella del personal chef, che è un'altra figura che in questo momento è molto richiesta. E anche qui, insomma, abbiamo una serie di progetti, abbiamo anche con l'Alma Cucine un progetto per ciò che riguarda appunto la presenza da noi di un polo didattico che prevederà appunto lo studio in particolare dell'olio e di altre sostanze nutritive, per cui abbiamo in cantiere tante cose. Stiamo parlando di futuro, parliamo di un passato, ma un passato molto recente, si è conclusa con grande successo l'iniziativa del Buon Pescato Italiano. Sì, è un evento che ci ha visto coinvolti come partner tecnici accanto al Ministero delle Politiche Agricole, insieme ad alcuni enti come la provincia, che hanno dato il loro patrocinio. Per questo ringrazio moltissimo il Presidente Schittulli, che si è impegnato non solo come Presidente della provincia, ma anche come medico. Oncologo, proprio perché qui l'evento è stato importante proprio per lo spessore, sono stati organizzati dei cooking show e soprattutto piccole conferenze tecniche in cui si è messo appunto in risalto lo studio degli omega 3 e degli omega 6 di un pesce considerato povero e che rappresenta attualmente invece un patrimonio, una ricchezza notevole per il nostro territorio. Bene, su queste parole della professoressa Rosangela Colucci, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero Armando Perosti di Bari, che noi vi salutiamo, ringraziamo anche lei per averci ospitato, è stata un'esperienza bellissima e chissà, magari ci diamo appuntamento l'anno prossimo. Grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, riepiloghiamo un attimino. Abbiamo tagliuzzato le verdure, zucchine, cipolla, carciofo, pomodoro. Ora dobbiamo passare alla cottura. Adesso giusto? Passiamo alla fase della cottura. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande. Professore, credo che la nostra zuppa primavera sia pronta. Ora dobbiamo procedere alla mise en place, o meglio, impiattamento. Impiattamento, perfetto. Prego. Benissimo. È molto importante avere la programmazione di quelle che sono un po' gli ingredienti, ma anche un po' tutte le attrezzature che ci servono per la realizzazione della nostra ricetta. Quindi, come vedi, io qua ho i coltelli che mi sono serviti per questo, adesso abbiamo il mestolo, molto importante, un torcione anche sotto, è vero? Sempre il torcione, e quindi passiamo all'impiattamento. Questo tipico piatto da zuppa primavera, dobbiamo dire, di quelli rustici proprio. Ricordiamo che in questo piatto questo piatto è stato preparato con fave, piselli, carciofi, cipollotto, zucchine, asparagi fondamentali, carciofi, tutte queste verdure e pomodori. E poi vediamo, completiamo con una cos'è questo? Julienne di prezzemolo. Una julienne finissima di prezzemolo. Potremmo potremmo anche, volendo, aggiungere una fogliolina di menta, ma non all'interno, io gliela metto giusto così come guarnizione, giusto per trasferire questo odore proprio di freschezza, però naturalmente non da mettere all'interno della zuppa, perché la menta ha un gusto troppo, diciamo, predominante. Qualche
barbetta di finocchietto selvatico, anche a me piacerebbe tantissimo. E poi chiaramente concludiamo con un filo di olio extravergine pugliese. Dopo aver impiattato, chef, in tutti i programmi che si rispettino, c'è l'assaggio. Quindi a lei l'onore. Certamente, vediamo con grande piacere. Sentiamo il profumo. Si sente. Cosa dire? Ottimo. Ma ottimo perché uno assaggia, mangia questa zuppa e sente proprio la freschezza, la bontà della primavera, la bontà di un'alimentazione sana. Perché questo è che dobbiamo capire, un'alimentazione ricca di fibre, quindi anche con la pasta integrale, le verdure, sicuramente non ci faranno mai invecchiare. Quindi con gli odori, i sapori e i colori della cucina mediterranea vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un cordiale saluto dall'Istituto Alberghiero Armando Perotti di Bari.